Buon pomeriggio, buonasera a tutti gli appassionati del mondo del batti e corri. È la puntata del venerdì del Diamante, il nostro settimanale di ogni venerdì, dove puntata ricchissima andremo a rivivere tutto ciò che è successo nell'ultima settimana. Stiamo attendendo, quando registriamo è venerdì 8 luglio alle ore 15:30, l'evolversi della semifinale Italia-Germania all'Europeo Under 12 di Vienna, dove i nostri ragazzini terribili si sono qualificati per la semifinale vincendo il loro girone, battendo 12-2 la Lituania, 20-0 l'Ungheria, l'8-2 ieri l'Olanda, la nazionale dei Paesi Bassi. E dunque vedremo quale sarà l'esito della semifinale. A questa registrazione aggiungeremo un pezzettino in audio appena ci arriverà il risultato. Non potevamo aspettare oltre. Allora, la puntata che poi voi volete, potete andare a rileggervi nel testuale di www.firenzeviolasupersportlive.com.it, fate vobis, inizia con la super solita finestra settimanale sul campionato di baseball più bello del mondo, la LMB. Houston Astros alla ribalta, secondo ciclo in carriera per Nolan Arenado, e dunque vi potete andare a leggere con tutta tranquillità il pezzone pubblicato in capopagina su fibs.it, che ovviamente ringrazio sempre a cura dell'amico Luca Giangrande. Ricordo che 10 luglio ore 20:30 Minnesota Twins e Texas Ranger su Sky Sport Action, canale 206. Ma allora iniziamo davvero dai nostri piccoletti. La nazionale Under 12 sta disputando l'Europeo a Vienna, 3 vittorie, 12-2 in gara 1 alla Lituania, 20-0 all'Ungheria. La semifinale era vicinissima, è stata artigliata battendo l'Olanda in gara 3 per 8-2. Ringrazio Enrico Milano che mi segue in remoto, vi passa tutte le fotografie che ho carpito da tutti i siti, da tutte le fotografie possibili immaginare recapitate da Vienna, dallo staff azzurro. Dunque, battuto l'Olanda, che era il nemico numero 1, 8-2, vittoria che vuol dire davvero semifinale. Ci sono le foto della gioia dei ragazzini terribili. 1-2-3 tamburissimo. Chiudiamo il girone in testa della prima fase e aspettiamo l'incontro contro i teutonici. E dunque, bravi nostri ragazzini. Ricordo sempre la vittoria la settimana scorsa nel campionato europeo Under 22 della National Softball, che ha battuto per 3-2 la Repubblica Ceca in finale. Le ragazze azzurre si sono confermate campionesse d'Europa. C'è la lista dei convocati della nazionale a cura di coach Mike Piazza, che sarà un mix di veterani e tanti giovani. Per l'Harlem Week c'è stata una festa al Kennedy di Milano dopo la vittoria per 9-0 contro la mista dei Grizzlies, il settimo torinese, e il Campidoglio Torino 9-0. Alla fine di questo, Mike Piazza ha diramato la convocazione al Degheri Parma Baseball, Andretta Fortitudo Baseball, lui tesserato Viterbo, Bassani Fortitudo Baseball, Bocchi Fortitudo Baseball, Brolo Guvea Fortitudo Baseball, Celli San Marino, Epifano San Marino, Ferrini San Marino, tesserato Reggio Reyes Baseball, Friscia gioca in America nel Reading Fighting Fields, Gergolette, giovanissimo pitcher, Black Panthers Ronchi, Gonzales Sanamè, Parma Baseball, Liberatore Fortitudo Baseball, tesserato Reggio Reyes Baseball, Martini Parilli Fortitudo Baseball, Mattia Mercuri Nettuno, 1945 Alberto Mineo Parma, tesserato Black Panthers Ronchi, Morresi San Marino Baseball, Cartellino Macerata Angels, Cardozo Palumbo San Marino Baseball, tesserato Reggio Reyes Baseball, Paolini Fortitudo Baseball, anche lui tesserato Reggio Reyes, Pizzano Charleston Dirty Birds
Lega Indipendente Americana. Quattrini, lanciatore toscano di Grosseto, tesserato le Pantere Potenza Piceno ma in forza al San Marino Baseball. Riviera, Parma Baseball, lui di Collecchio, Scafidi. Fortitudo Baseball, Scotti, Fortitudo Baseball, Sellaroli e Andrea. Nettuno, ci sono le foto che ci sono state recapitate da Milano al Kennedy. Dopo 24 anni tornava la Nazionale Italiana di Baseball con l'intermezzo della partita amichevole al Passo Buole di Torino con la mista tra Campidonico e Grizzlies, ricordo vinta 9-0, le foto della partita pubblicati sul sito. Andiamo intanto poi a fare il punto della situazione. Prima non devo dimenticarmi l'amico Riccardo Fraccari, rieletto presidente della World Baseball Softball Confederation, il congresso della World Baseball Softball Confederation di Taipei City, ha rieletto il mio amico Riccardo Fraccari, presidente dell'organo di governo mondiale per il mandato 2022-2028. Fraccari ha ricevuto 100 voti, Didier Seminé Francia 43, i delegati votanti erano 144, la maggioranza richiesta 73. Le poche righe, poi sentiamo l'ultima intervista che ci ha rilasciato qualche tempo fa Riccardo Fraccari proprio a Livorno. Ha detto: dopo le elezioni il baseball e il softball sono diventati uno dei movimenti più grandi e meglio organizzati nel mondo dello sport, ha affermato il neo presidente rieletto Fraccari. Non molti altri sport possono vantare un movimento così grande, dai giovani ai professionisti compresi. Gli sport urbani con baseball a 5 sport per la nostra Virtual Cup. Grazie all'incredibile lavoro di tutto il nostro sport, baseball e softball e baseball 5 sono ora giocati da circa 65 milioni di persone in più di 140 paesi e territori di tutto il mondo. Brevissimamente, linea che va alla regia, ecco la voce e l'immagine dell'ultima intervista che ci rilasciò a Livorno l'amico Riccardo. Allora, Livorno, Riccardo Fraccari, presidente della Federazione Mondiale Baseball e Softball, un caro amico del sottoscritto, rientrato a Livorno proprio quasi per incontrare me, proprio le cose del mondo è davvero piccolo perché io sono a Livorno per altre cose. Allora, innanzitutto come stai? Quant'è che non ci vediamo da quando sei venuto a casa mia all'Isola d'Elba con Mario? Un bel po' di tempo, sì, un bel po' di tempo. Allora, le cose del baseball sono andate, come lo sapete, col presidente poi parleremo dell'ultimo avvenimento, cioè tutti i ragazzi o perlomeno gran parte dei ragazzi cubani scappati durante un ritiro e sono andati in America, verranno assimilati. È un problema che si sta riproponendo questo di Cuba, si scappa, vanno a giocare in America, vengono presi. Sì, è un problema abbastanza vecchio, un problema di giocatori che scappano durante le manifestazioni. Sappiamo anche il perché loro, c'era un accordo che è stato bloccato tra l'MLB e Cuba, e quindi è una situazione che in qualche modo danneggia il baseball cubano, perché i giocatori migliori stanno andando, i risultati si vedono e credo che il governo cubano dovrà trovare delle soluzioni a questo problema, perché altrimenti ne risentirà in maniera consistente. Ti occupi ovviamente di baseball e softball a livello globale, allora possiamo dare un voto assolutamente sufficiente alla spedizione italiana softball alle Olimpiadi, pur con un solo punto nell'ultima partita col Messico, però come dice De Coubertin, che è un tuo amico, l'importante non è vincere ma è partecipare, per cui tutti promossi. Beh sì, è stato un bel risultato quello che l'Italia si è qualificata, poi ovviamente si deve confrontare con potenze mondiali, e lì probabilmente il divario si vede, quindi risultato positivo, con un po' di amaro in bocca di non aver avuto più risultati positivi, però insomma è una cosa a mio avviso da tenere in conto. Non vorresti parlare, però se mi permetti una domandina te la faccio, ma non tanto perché ancora oggi, con il fatto che l'Italia ha sprecato in National League un altro incontro giocato in casa per andare in finale e vincersela, abbiamo fallito la spedizione del baseball, girone di qualificazione tra Parma e Bologna, battuti da Israele capo 1,
abbiamo sprecato nel novero dello sport il girone di qualificazione della pallanuoto a Trieste, non siamo andati alle Olimpiadi. Adesso abbiamo sprecato gli europei organizzati in casa, ribattuti da Israele, solo un terzo posto. Siamo una sorta di Aldo, Giovanni e Giacomo tafassi industriali? No, dobbiamo tener conto che il baseball sta crescendo dappertutto. Nessuno avrebbe pensato qualche anno fa che Israele avesse battuto Italia e Olanda. Ma è anche vero che Israele aveva tanti giocatori americani. Con la globalizzazione i valori vengono assolutamente ribaltati, quindi se si vuol vincere bisogna diventare più forti. Il baseball sta crescendo ovunque, quindi anche l'Europa deve crescere. Senti, tu che hai visto baseball a grandissimi livelli ultimamente, diciamo, possiamo dare una classifica di quello che è il baseball nel mondo? Chi comanda adesso? Beh, basta prendere sul sito della Federazione Mondiale, c'è il ranking mondiale e lì c'è tutto il ranking dall'uno fino all'ultimo i paesi con relativa posizione, quindi basta andare lì e vedere che Giappone, Stati Uniti e gli altri sono in testa, ma ripeto, lì c'è il ranking con tutte le posizioni dei vari paesi. Ultima domanda, in Italia si è ristabilito, c'è stato un cambio, Bologna non ha vinto lo scudetto, è stata un'annata un po' deludente per tutta la Bologna del batti e corri anche con le squadre di Serie A nazionale. Lo scudetto lo ha vinto San Marino, secondo me tutto bene? Beh sì, San Marino però è come se fosse l'Italia, cioè nel senso che sono giocatori anche italiani, quindi per l'accordo che c'è fra due comitati olimpici, quello sammarinese e quello italiano, San Marino è considerato dei giocatori sammarinesi, italiani e viceversa, quindi io non vedrei il fatto che vinca San Marino, come è successo anche negli anni passati, è un po' il livello del baseball italiano in generale. Allora ti lascio ricordando che se tu vai su YouTube di Firenze Viola Super Sport, che è questo qui, potrai vedere che io sto continuando a fare quello che ti avevo promesso. Sono l'unica televisione in cui da tutti i weekend baseball in diretta. Sono diventato la televisione del Grosseto Baseball, abbiamo già un accordo per i prossimi 3 anni, seguo tutto il baseball, faccio la trasmissione il giovedì, il diamante che abbiamo terminato la settimana scorsa, per cui io ho tenuto fede, te mi hai detto una bugietta, te e Mario, perché io me le leggo al dito, quando venisti all'Isola d'Elba mi dicesti se continui a lavorare bene e continui a fare il bravo, se una delle squadre nazionali va in Giappone ti portiamo con noi. Allora il Giappone ormai è andato, io sono sempre disponibile. Quando non ti dimenticare che non sono più presidente della versione italiana. Assolutamente, però quindi una parolina con Marcon si potrebbe mettere, guarda Stefano Ballerini, voglio dire, io credo che vabbè, è una battuta naturalmente, certamente, certamente, bene. Okay. Comunque complimenti e in bocca al lupo, che continui a occuparti di baseball. Seguo anche il tuo Livorno, purtroppo di Marco Duimovic siamo sprofondati in Serie C, ma c'è un movimento sotto, vedremo di fare qualcosa. Annata purtroppo negativa, retrocede la Fiorentina, retrocedono i Lancers, dalla C retrocede il Livorno, dalla B viene su la seconda squadra di Grosseto, Grosseto diventa un nuovo polo. L'ex Jolly Rogers Ecopolis, adesso il BSC, per cui comanda Grosseto e dietro si accodano. Beh, Grosseto è sempre stato un punto di riferimento importante in Toscana, assieme anche a Firenze, quindi che Grosseto rivenga su è un fatto positivo. Bene, ti ringrazio, è stato un piacere, dovevo approfittare di questa tua sosta. Ciao. A Livorno, buon lavoro, ci sentiamo presto, seguici, noi ti vogliamo, io continuo a volerti bene, ti considero un grande amico di Firenze Velo Super Sport e di Stefano Ballerini. Saluta tutti i tuoi collaboratori. Grazie, grazie. Buon lavoro Riccardo. Bene. Dovevamo approfittare di questa presenza del numero uno del mondo del baseball e del softball, lo abbiamo fatto, abbiamo parlato di diversi piccoli capitoli, lo rivedremo presto, magari lo risentiremo una volta, faremo un collegamento quando ricomincerà il diamante. Riccardo Fraccari, un amico di Stefano Ballerini e di Canale 196, Tele Firenze Viola Super Sport. Grazie, Lino allo studio. E torniamo in collegamento pur scudetto. 2-1 nella serie del BBC Spidolina Becagli Grosseto in quel di Nettuno, 2-1 la serie dall'1-0, 1-1, 2-1, il Parma Clima batte Campidonico Torino ma lasciando gara 2 che tiene a sola una partita di recuperata tra Grosseto e Campidonico. Dovremo andare a
cercare di recuperare il disavanzo per approdare alla Final Four scudetto nel girone di ritorno. Allora, la vittoria in gara 1 5-2, poi il successo laziale in gara 2, anzi scusate, devo dire 3-0 in gara 1 per Grosseto a Nettuno. Nettuno vinceva gara 2 5-2, Grosseto vinceva gara 3 5-3. Torino invece vinceva solo una partita, la seconda, in quel di Parma, e dunque il BBC Grosseto recupera una partita in classifica. Andiamo a vedere allora 3-0 in gara 1, doppio di Loardi, Biscontri, Pomare e Trinci. Poi andiamo a vedere gara 2, se la giudica Nettuno per 5-2, triplo di Seralori e Pomare, doppi di Albert e doppio di Pomare, la seconda vittoria grossetana per 5-2, doppi di Barcelan, Novoa e Trinci. I risultati della terza di Intergirone, allora Nettuno, Spirulina Mecagli, Grosseto 0-3, 5-2, 2-5, San Marino, Ort Godo 8-1, 12-0, 11-2, Came Collecchio dall'altra parte, Unipolsai Bologna 4-11, 1-11, 1-5, Parma Clima, Campidonico Torino 4-0, 4-5, ahimè, 10-2 le classifiche nel girone A1, San Marino 14-4, 778, Parma Clima 10-4, 714, Collecchio 6-11, 353, Nettuno 1945, 6-12, 333, girone B1, Bologna 13-2, 867, Torino 9-9, 500, Spirulina Vecagli 7-11, in terreno negativo, dobbiamo recuperare 389, Godo 3-15, 167. Allora, questi sono i risultati. Adesso andiamo a vedere anche quello che è successo nel girone di salvezza barra Coppa Italia, e andiamo a fare ovviamente a guardare le classifiche dei vari raggruppamenti. Andiamo a prendere tutti i nostri risultati che sono ovviamente pubblicati. Buonasera a tutti, in attesa di gara 3 dello Stano Borghese, siamo con Paolino Ambrosino e Stano Centro, attuale del Grosseto e di qualche altra squadra durante la sua carriera. E positiva la tua stagione, qualche piccolo infortunio, fermo un po', sicuramente però un'ottima stagione da protagonista, soprattutto all'inizio. È stata una... Innanzitutto buonasera, è stata una stagione diciamo di un po' di riscatto per tutti, sia per la squadra, probabilmente si è sposata un po' anche con uno stimolo che ho sentito con l'anno nuovo, anche perché sono cose che non mi aspettavo. Il Grosseto è veramente unico, è una cosa molto quasi rara. Il discorso è che è un gruppo che viaggia da tempo, e lo staff tecnico riesce comunque a metterci sempre del suo ed è bello. Questo secondo me è il frutto di quello che è stata la stagione, la prima fase, sbalordendoci anche un po', e la fame poi viene mangiando. Siamo comunque lì, cerchiamo di dar fastidio a tutti. Grosseto subito rientrata tra le prime 8 del campionato italiano, in lotta nel suo girone dietro la Fortitudo Bologna, ormai raggiungibile, con il Campidonico Torino che continua a sorprendere, vittorioso oggi in gara 2 a Parma. Torino è una gran bella squadra, giocano un ottimo baseball e secondo me sanno costruire bene i punti, quindi questo sicuramente è fondamentale per una squadra che viene dal basso, diciamo. Torino poi è una squadra che è un gruppo che lavora insieme da tempo, ottimi lanciatori, battitori comunque costanti che non sbagliano mai la routine, è una bella lotta con loro, speriamo di arrivare lì. Sicuramente il Grosseto lamenta le assenze anche di Gonzales, che ha tolto nelle rotazioni un punto in più, ma sicuramente il campionato è ancora lungo, c'è ancora un scontro diretto. Sì, noi abbiamo comunque giocato molto di più, abbiamo tirato fuori poco, sia la mia assenza, l'assenza di Luis,
e comunque anche di Pozzolino per motivi comunque di quantità di lanci si sente sui backup, non solo sui titolari, che stanno facendo un gran lavoro, anche perché le partite sono tutte tirate. Speriamo di riprendere un po' tutti quanti la forma e di rientrare presto. Ringraziamo Paolino Ambrosino. Grazie a voi. In attesa di gara 3, inizio alle 20:30 qui allo Stadio Borghese. Ti aspettiamo. Sul sito www.fidenzeviolasuperstellai.com.it. Allora, girone di 1, sabato, Metalco Dragons Castellana Cagliari 1:13, Tecnovap Verona Padova 9:11-8:0, domenica Metalco Dragons Cagliari 0:2, settimo Torinese CM 3 Torrente 14:9-6:2, il girone E1, Black Panthers Ronchi Cervignano 0:1-11:1, finisce in parità Senago Rovigo 7:12-1:4, due successi Rovigotti in trasferta, Brescia Poviglio 1:6-0:3, girone F1, Farma Crocetta Parma, Mediolanum e New Rimini 5:2-1:7, parità Fontana Sala Baganza, Concord Modena 10:11, combattutissimo 2:1, ha riposato Volpanaro Athletics Bologna, girone G1, Longbridge BSC Grosseto 2000 12:2-2:9-1:1, Torre Pedrera Falcons Macerata 3:4-0:8, due successi Marchigiani, ha riposato Academy Nettuno. Allora, nel girone di 1, Cagliari 11:1 917 Padova 8:4-667, Tecnovap Verona 7:5-583, settimo Torinese 5:7-417, CM Oltre Torrente 3:9-250, Metalco 2:10-167, girone E1, Ronchi dei Legionari e Ituas Muta Rovigo 9:3-7:50, Poviglio 7:5-583, Cervignano 5:7-417, Ecoterm Brescia e Senago 3:9-250, girone F1, Concord Modena 7:3-700, Farma Crocetta Parma 5:4-556, Volpanaro Bologna Athletics 4:4 a quota 500, Mediolanum Rimini 4:5 in terreno negativo 4:4-4, Fontana Sala Baganza 3:7-100, girone G1 comandato da Macerata Ozzan 9:1-900, Big Matt Grosseto BSC 8:2-800, Academy Nettuno 4:4-500, Longbridge Bologna 2:7-2:2, Torre Pedrera 0:9 a 0 punti in classifica. Cominceranno tra poco i World Games in Alabama, l'estate d'Italia Softball Elite. Allora, andiamo a vedere le convocate per la nazionale. Sono 15: Anita Bartoli, Sestese, Laura Bigatton, Bollate, Ilaria Cacciamani, Forlì, Esercito, lei, Elisa Cecchetti, Bollate, Esercito, Sara Edwards, Giovanile Collecchio, Amanda Fama, Nuoro, Costionopoulos, Bollate Softball, La Catena, Club Forlì, Longhi, Saronno, Marrone, Saronno, Nicolini, Saronno, Princic, Bollate, Rotondo, Saronno, Sheldon, Melanie, la figlia di Davide, Carono, Vigna, Softball Club Forlì. Allora, andiamo a vedere anche qual è la situazione in A2, dove nel girone A, due successi casalinghi 5:10 in gara 1 e 6:13 in gara 2, danni di Supramonte per il Nulla Comes Bollate come titolo, mentre nel girone B, doppia sfida tra Rovigo e Chieti che termina con due vittorie della squadra di casa che si impone sulla formazione abruzzese 2:10 e 2:9, accorciando così il distacco dalla capolista del girone che sono le Nuove Pantere Lucca, che a Pianoro incappano in due pesanti sconfitte contro le padrone di casa del Longbridge 2000 10-2 e 7-0. Dunque, andiamo a vedere anche i risultati della Serie B. Cominciamo dal girone C, Cupra Montana Junior Rimini 12-2-11-1, Fiorentina Baseball che incappa in altre due sconfitte con la capolista Padule che vince largamente gara 1 sabato sera 13-3 e poi sabato dopo cena vince soffrendo molto di più 7-6, doppietta Padule che in quattro partite
nelle due sfide under e under fa 4 vinte, 0 perse. Potenza Picena, Picena, Foggia 5-15, 3-14, Fano Ravenna 6-5, 6-12, Padule 20 vinte, 2 perse, 909, Foggia 17 vinte, 3 perse, 850, Fiorentina Baseball 11-11, stiamo a 500, attenzione dietro dove il Cupra Montana viaggia 10-11, 476. Nel girone D, Cali Roma, Lances, La Strassigna 18-17, 4-10, pareggio, Messina, Rams Viterbo 14-2, 9-1, Nettuno 2, Lion Nettuno nel derby laziale 15-5, 2-1. Vincono due partite i padroni di casa, Nettuno 2, 18 vinte, 2 perse, 900. Lances di La Strassigna, 12 vinte, 7 perse, 632. Cali Roma, 9 vinte, 7 perse, 563. Messina, 10 vinte, 8 perse, 556. Boas Grosseto, viaggiano a 500, 9 vinte e 9 perse, campionato Under 18. Che si è concluso con la vittoria in due partite del BSC Grosseto contro la Fiorentina. C'è la foto del match. I ragazzi di Alessandro Cappuccini vincono 14-11, 14-1, scusate, chiudendola al quinto inning, per manifesta superiorità. E dunque questo è il nostro commento dell'Under 18. Dunque, qui si conclude la nostra cavalcata del baseball e del softball nel completamento del pezzone di Firenze Viola Supersport live.com.it. ci sono anche tutte le foto, ricordo il portfolio ricordo del titolo Under 22 del softball delle ragazze italiane. E dunque doveroso ricordare il bis del titolo: eravamo campionesse d'Europa e siamo ancora campionesse d'Europa. Ci sono tutti i risultati, tutte le statistiche. Mi preme ricordare le vittorie di seguito. Allora, Svezia 16-0, Ucraina 12-2, Croazia 14-0, Slovacchia 10-0, Repubblica Ceca gara 1 4-1, Germania 7-0, Irlanda 10-0. Nel secondo girone, Olanda o Regno dei Paesi Bassi 4-0, Francia 12-5, la vittoria nella semifinale sull'Olanda 4-0, la vittoria in finale sulla Repubblica Ceca per 3-2. Per cui questo è il doveroso ricordo da Stefano Ballerini per venerdì, per il diamante di questa settimana. È tutto, mi scuso per Enrico Milano per il leggero ritardo, ma so che lui aveva già preparato tutto, deve solamente allestire, metterci le foto, anche alcuni filmatini. È tutto, ci sentiamo venerdì prossimo. Forza ai ragazzini terribili dell'Italia nella finale di Vienna contro la, nella semifinale intanto di Vienna contro la Germania. E poi ci sarà il proseguo, speriamo il più bello possibile. È tutto, linea allo studio, grazie da Stefano Ballerini, alla prossima. Ben ritrovati in fondo al nostro programma del venerdì. Arriva purtroppo alle 18:25 una brutta notizia da Vienna: la Germania ci batte nella semifinale del campionato europeo Under 12, purtroppo 5-1, gara sbloccata al secondo inning, parziale 3-1 Germania, 4-1 al terzo, 5-1 al quarto, con 9 battute valide per i tedeschi, solamente 5 per la squadra azzurra, che esce dal diamante con Almonte Rodriguez 0-3, Bottazzi 0-1, Orsenigo 0-2, una valida per Di Chiara, una valida per Cornelli, 2 per Pucci, 2-3 Gabriele Pucci della Fiorentina Baseball, il migliore in campo. Poi 0 valide per Viani, 1 per Cassoni, 0 per Echevarria, nessuna per Destro, nessuna per Uttaro, 0 per Pezzullo e 0 ancora per Uttaro. Sul Monte, Destro e Uttaro purtroppo cedono il passo. Siamo in attesa questa sera della seconda semifinale per sapere domani con chi giocheremo la finalina
Terzo e quarto posto, Forza Azzurri comunque da Vienna è tutto. Stefano Ballerini per il canale 96 Diamante di venerdì 8 luglio 2022.